Più rammarico in questo momento o soddisfazione perché comunque è stata una grande prova? È una bella domanda. Ovviamente sono contentissimo delle mie... La glisso. Ovviamente sono contentissimo delle mie... No, a parte scherzo, sono contentissimo delle mie ragazze. Hanno fatto una prova straordinaria, secondo me. Hanno fatto divertire assolutamente il pubblico, giocando una prova maiuscola, non mollando di un centimetro, non concedendo tante cose a Schio e levando un po' quello che Schio sa fare, quindi sono state molto brave. Poi è chiaro che Schio è una grande squadra, lo sappiamo. È ovvio che poi alla fine, quando sei lì, la vuoi portare a casa, lasciando stare un po' l'ultima rimessa, che ovviamente quel tiro... Non avevamo il time out perché li avevamo finiti prima, e quel tiro era ovviamente doveva prendere solo Ilaria, nella stessa situazione comunque, perché è una rimessa che facciamo, va bene, ma Washington aveva spazio e va bene così. Diciamo che l'abbiamo, secondo me, persa un po' prima, quando abbiamo concesso a Mabry un tiro da tre più fallo e a Mesner un tiro da tre senza farla palleggiare. In un amen ci ha recuperato tutto, insomma, ecco, quindi diciamo che ecco, abbiamo fatto qualche secondo tiro di troppo, però loro sono grossi. Abbiamo preso tiri aperti anche prima di arrivare alla rimessa, che abbiamo sbagliato, ma l'errore fa parte del gioco, quindi non rimprovero assolutamente niente, posso far solo i complimenti alla mia squadra. Sono veramente contento per le ragazze perché hanno fatto una prova straordinaria, quindi ecco, ci sono tante cose nella testa, però soprattutto c'è questa grande prova delle ragazze che hanno offerto per me un ottimo spettacolo di pallacanestro al pubblico oggi, quindi sono veramente molto contento. Stasera c'era anche il palazzetto pieno, alla fine, nonostante il risultato, l'applauso, penso, spero l'abbiate sentito. Io un po' meno, io non l'ho tanto sentito, ma sono fiero che l'abbiano fatto, perché queste ragazze si meritano veramente, come con Crema abbiamo preso giustamente le critiche, oggi veramente hanno giocato una partita dove spero che questa serva anche per il futuro, per capire che stiamo crescendo, ecco, e non dobbiamo però mollare verso il... l'altro rovescio della medaglia è che dobbiamo essere lì con la testa, perché non dobbiamo subire questo contraccolpo, perché le ragazze sono state brave e quindi dobbiamo andare avanti su questa strada. Non sarà semplice, però dobbiamo farlo, perché le ragazze sono state veramente molto brave. Well, I feel a terrible pain in my head right now. Okay, first of all, I want to say buon anno, happy new year to everybody. This is more important, with joy, happiness and peace to all over, to everybody and to the world. I think for this game we came with the spirit of the Christmas, the spirit of the celebrations, for playing this game. Although we said that we must not do something like this, we have, for us every game should be a war, and actually didn't have this kind of mentality. And when we found out that we have to play like this, we were not playing good. We were terrible in both ends of the court, with many mistakes, and in offense with very bad spacing, with terrible mistakes also in defense. And we gave the right, of course, to Sammartino, which did a very good job, and the coach and the whole team to play against us. We gave them the right to see the win. I think that they were very close to win the game, but if only one thing happened for us, only one thing, that was that this team never quits, has the mentality of the winner, and although we were 6 points back and also three times we were 3 points back, we found the strength, to come back, to tie the game and go up. At the end, it was a terrible mistake from Marina Mabry. Probably she doesn't know exactly the rules in Europe. This is our fault. And but okay, so at the end we won, and we have to celebrate it today. Win is always a win. You must be happy for the win. And tomorrow, go to the practice, see our mistakes, and play better for the next games, because
have a terrible, very bad schedule. In January, you have 10 games in January, and it's really very difficult for us. Winning by many points difference always statistically give the, how to say, the chance for the next game to lose the game, if the opponents are good. And when you play games like this, you always can see your mistakes. We always can go to the next day and talk about your mistakes. When you win with a big points difference, all the mistakes, your mistakes, you cannot see them. They go under the carpet. So yes, for us it will be very useful, that's for sure. Sì, sicuramente abbiamo dimostrato che veramente possiamo giocarcela con tutte e che il campo può completamente ribaltare i pronostici che possono essere. Abbiamo lavorato tanto e bene durante la settimana, credo meritavamo la vittoria alla fine, l'abbiamo persa per degli episodi e forse un po' di lucidità che ci è mancata proprio negli ultimi secondi finali. Potevamo fare una bella impresa e infatti c'è grande rammarico, perdere così è sicuramente fa più male forse che perdere di 10-20 punti, quindi sì, siamo orgogliosi e dobbiamo sicuramente ripartire da questo la prossima settimana, però ecco, c'è tanto tanto rammarico. Devo dire è arrivato tutto pian piano, sono rimasta calma perché insomma, all'inizio non riuscivo ad avere tanto feeling, soprattutto da tre punti, però anche qui, un po' anche grazie al mio allenatore che mi ha continuato a dire tira, tira, insomma, ad avere fiducia, e anche un po' le cose sono arrivate da sé, quindi bisogna, secondo me, ogni partita si impara qualcosa e ho imparato dalle partite precedenti e dagli anni passati che bisogna rimanere comunque concentrati anche se non si inizia benissimo, se non ci si sente perfettamente in partita all'inizio, le cose possono cambiare, andare bene, l'inerzia può venire dalla tua parte, questo è successo oggi e, ripeto, rimane grande rammarico perché dopo una prestazione così avrei voluto forse fare meno canestri e vincere la partita, però è andata così e va bene, mi dà comunque fiducia per continuare in questo modo, su questa strada. E San Martino è una squadra che ci mette sempre in difficoltà, poi giocare in questo campo è veramente molto difficile, nel senso che è il calore del pubblico, loro non mollano mai, sono molto aggressive, mettono le mani addosso. Quindi sì, noi subiamo molto questa aggressività, ma la cosa importante è che siamo state squadra, soprattutto alla fine, non abbiamo mollato neanche noi. Non guardo mai nella mia prova, nel senso ho fatto canestro decisivo o no, e sicuramente la guardo più in modo critico, ma critica costruttiva, perché voglio penso più magari a quello che ho fatto in difesa, magari gli errori, qualcosa che potevo migliorare, e sicuramente oggi abbiamo fatto molti errori in difesa perché non eravamo concentrate, poi abbiamo dato molti tiri liberi alla squadra avversaria, quindi guardo più quelle cose lì che posso e possiamo migliorare assieme. È sempre bello tornare qua, e ci ho lasciato un pezzetto di cuore, pezzetto eufemismo, è stata la mia prima casa, diciamo, quindi casa oltre mamma, ciao mamma. E è sempre, no davvero, è sempre bello tornare qua e trovare sempre il calore delle persone con cui ho lavorato e ho passato comunque tre bellissimi anni.